Benvenuti su canale Paolettis Farm. Questa volta vi porto a sentire la voce del governo, ovviamente subito dopo la sigla. Come anticipato prima della sigla, oggi vi faccio sentire la voce del governo. Sentiremo l'onorevole Giandonato La Salandra, che fa parte della Commissione Agricoltura della Camera. Prima però vi dovete iscrivere al canale YouTube Paolettis Farm e attivare la campanellina, così verrete aggiornati ogni volta che c'è un nuovo video. Allora, onorevole La Salandra, che cosa sta succedendo in Italia? Abbiamo visto in Europa queste proteste, ma in Italia che cosa sta succedendo? Beh, diciamo che l'Italia arriva in momento rispetto all'Europa e considerando le rivendicazioni, le piattaforme, c'è da dire che le rivendicazioni che fanno gli agricoltori italiani, io devo dire la verità, credo una parte degli agricoltori, perché comunque con le associazioni di categoria il dialogo è aperto, il dialogo è rispetto e si svolge in quelli che sono oggettivamente i cosiddetti tavoli. Però è evidente che ci sia comunque una manifestazione spontanea da parte degli agricoltori in Europa, perché mi sembra chiaro che comunque le politiche agricole che hanno messo in atto la Germania, la Francia, siano delle politiche agricole che comunque hanno creato un generale malcontento. In Italia mi sembra di registrare però che le contestazioni che vengono mosse siano contestazioni per certi versi diverse dagli agricoltori degli altri stati. Mi sembra che le contestazioni che muovono gli agricoltori afferiscano fondamentalmente a quella che è la politica agricola comunitaria. Ecco, siamo praticamente al giro di boa ed è evidente che è una PAC che per certi versi mostra la sua inadeguatezza anche rispetto agli eventi che sono maturati, penso al conflitto russo-ucraino, ecco, che ha inciso grandemente in quelli che sono i costi della produzione agricola. E, ascoltando gli agricoltori direttamente, sembra che questi contestino sostanzialmente l'inadeguatezza delle politiche comunitarie in materia. Ma il governo che cosa può fare di concreto per gli agricoltori italiani? Guarda, parlo con estrema cognizione di causa, ma non semplicemente perché magari uno è parlamentare ed è comunque parlamentare di governo, ma parlo con cognizione di causa perché qualche tempo fa, proprio nel corso di una discussione generale, no, proprio nel corso di un question time, tema dell'agricoltura, su alcune domande che sono state rivolte al ministro Lollobrigida, ricordai come Eisenhower affermò che molti di quelli che parlano di agricoltura lo fanno convinti che la propria matita sia un aratro e molte volte lo fanno lontano dai campi. Io con molta umiltà, con molta modestia, ogni tanto ricordo a tutti che quando finisco i lavori parlamentari vado a trovare i miei genitori, vado a trovare mio fratello e li vado a trovare in campagna, non li vado a trovare in città o in qualche paese. E dico questo perché il problema del governo, ma il problema di ogni governo, è che quando si parla di agricoltura, l'agricoltura vive una condizione di paletta. Da un lato ci sono le regole comunitarie, dall'altro lato ci sono, diciamo, le dinamiche regionali che segnano tantissimo l'economia agricola. Quello che un governo può fare è cambiare la rotta rispetto a come si vuole interpretare il ruolo dell'agricoltura nei cicli economici. E lo dico questo perché mi sia concesso, ecco, una battuta. Sfido qualunque agricoltore della provincia di Foggia, del territorio nazionale, a trovare un altro governo che abbia posto l'agricoltura al centro dei diversi cicli economici. Se anche consideriamo proprio gli ultimi interventi normativi, ecco, guarda, sarebbe sufficiente vedere
quanto questo governo ha investito per la costituzione di un fondo per il rinnovo del parco mezzi dell'agricoltura, o anche quanto è stato investito sulla costituzione proprio di un fondo, l'ampliamento di un fondo per i risarcimenti legati a alle calamità naturali. E sono fondi di particolare importanza per chi conosce l'agricoltura. Dico questo perché l'agricoltura, poi noi si gioca molto sulle parole, l'agricoltura vive delle quasi quotidiane calamità naturali, perché a differenza di tutte le altre attività di impresa, l'agricoltore vive sotto il cielo. Cioè, che cosa voglio dire? Ma mi sia concesso questo spazio così scherzoso. Se viene a piovere, magari nessuno si fa la passeggiata, il commerciante non vende le scarpe. Le scarpe nel negozio non è che si distruggono, le può vendere il giorno successivo. Ma se viene a piovere in un momento sbagliato, l'agricoltore poi deve aspettare che il terreno si asciughi o sperare che la propria coltivazione non sia danneggiata. E permettimi di dirti che le scarpe le puoi vendere il giorno dopo, ma il terreno non si asciuga in una nottata o in una giornata, così come anche quando ci troviamo di fronte a una vera e propria malagestio rispetto a quelle che i precedenti governi sul tema dell'acqua. È evidente che anche delle piogge, tra virgolette, ordinarie possano condizionare grandemente le coltivazioni. Dico questo perché se io penso a queste proteste e penso a tutte quelle che sono le dinamiche, anche ad esempio al PNRR, ecco, noi siamo un governo che ha rimodulato il PNRR e a differenza dei precedenti governi è andato a lavorare sulle missioni di riferimento, quelle del PNRR, immaginando di riversare milioni di euro proprio sull'agricoltura. Dico questo perché all'indomani del conflitto russo-ucraino, quando il panorama economico è oggettivamente cambiato, c'era la necessità di rimodulare tutti quanti gli interventi. Perché è vero, hanno ragione gli agricoltori quando contestano le politiche comunitarie che sono state fatte ad oggi. Perché se anche prendiamo il tema ambiente, è evidente che l'ambientalismo sia stato vissuto più come una specie di con un atteggiamento ideologico, senza avere consapevolezza di come funziona l'economia agricola italiana, che è un'economia agricola sostanzialmente basata sul famoso trattorino. Ecco, se andiamo a guardare quelle che sono le proprietà agricole, i terreni, in Italia la media non è dei 100 ettari o dei 150 ettari, sono piccole proprietà. Quello che però assume rilevanza, qui una visione, il fatto che il governo Meloni, il ministro Lollobrigida e anche con gli altri colleghi della Commissione Agricoltura qui alla Camera, operiamo attraverso una visione ben precisa, con una serie di convincimenti, poi giusti o sbagliati che siano, questo nel caso nostro lo diranno gli agricoltori. Stiamo operando solco di un vero e proprio rinnovamento generazionale in agricoltura. La mia famiglia è una famiglia di agricoltori. Come da quando ero bambino il grano ha caratterizzato, diciamo, ecco, uso un termine tecnico, il core business della mia azienda, beh, io il prezzo del grano medio negli anni me lo ricordo. Quando si abbassa in maniera così significativa, è evidente che il rapporto tra domanda ed offerta sono delle alterazioni. Il tema non è quanto grano
prendiamo dall'estero. Il tema è quali sono gli strumenti in grado di consentire agli agricoltori di aumentare le proprie produzioni in termini quantitativi e soprattutto in termini qualitativi. Io non sono un agronomo, però non credo che ci voglia, diciamo, un premio Nobel per ricordare, ad esempio, per quanto riguarda la Capitanata, per quanto riguarda quello che veniva di storia, il granaio d'Italia, le particolari, le qualità del grano duro della terra di Capitanata. Questo vale ovviamente per il grano, ma vale anche per la coltivazione del pomodoro. Quali sono gli strumenti normativi? Perché la provincia di Foggia, che comunque risulta essere tra, anche qua, ma proprio per estensione, tra le province più importanti rispetto alla coltivazione del pomodoro, come possa questa provincia, diciamo, inserirsi in maniera celere in quello che è il sistema agroindustriale legato al pomodoro? Abbiamo parlato di grano, il granaio d'Italia e Foggia. Siamo conosciuti in tutto il mondo, in tutta Europa, perché trasformiamo il grano in farina, quindi la pasta, pane. Ma qual è il pensiero del governo sulla futura farina che verrà fatta, quella con gli insetti? E per quanto riguarda, ho letto anche qualche post sulla carne sintetica. Qual è la posizione del governo? La posizione del governo è estremamente chiara ed incontrovertibile. Allora, per quanto riguarda la farina dagli insetti, ecco, per usare un termine abbastanza free, ognuno è libero di mangiare quello che vuole. Ognuno è libero di mangiare quello che vuole. Mia nonna faceva sempre una battuta: mangia a gusto tuo e vesti a gusto degli altri. Quindi, se uno vuole fare la torta mimosa con la farina dei grilli, è libero di farlo. Quello che però è importante è che sia consapevolezza, cioè che si abbia consapevolezza che quella è farina di grilli, non è farina di grano. E questo governo immediatamente, non vorrei sbagliare, ma credo proprio intorno sul finire dell'anno ha emanato dei decreti attuativi proprio con una serie di regole che rendano scienza al consumatore che quella è farina di grilli. Perché questo? Perché intorno a questa nuova economia, va bene? Intorno a questa nuova economia ci sono tutta una serie di vulnus, una serie di buchi rispetto alla bontà per la nostra alimentazione. Cosa voglio dire? Che in altri paesi, in particolar modo nei paesi asiatici, ecco, gli insetti sono un piatto, diciamo, quotidiano. Vabbè, anche a Foggia, ecco, a Foggia uno dei piatti tipici erano le rane fritte. Va bene, io ricordo che all'Incoronata si facevano le rane fritte. Ogni paese, ogni provincia, ogni comune ha la sua tradizione culinaria, ecco. Quello che però è importante è sapere che quello è grillo e altro è grano. E questo è un tema. Quindi il governo è molto chiaro, nel senso che ognuno è libero di fare quello che crede, ma non ci sia confusione nel consumatore. Perché? Esatto. Cioè, tu puoi fare la torta mimosa come ritieni, però devi sapere che quella è farina di grilli e quella è farina di grano. Così come stiamo cercando di spingere perché nelle etichette si dica anche da dove viene quella farina. Perché? Perché la terra non è tutto uguale. Il grano in provincia di Foggia è diverso dal grano, dai campi di grano vicino a Bologna. Ma perché è diverso il clima? Perché è diversa l'acqua? Perché chi vive e conosce l'agricoltura sa quanto anche la salinità dell'acqua incide sulle coltivazioni. Per quanto attiene invece la carne coltivata, a me fa molto ridere questa parola, perché la carne coltivata, allora immagino sempre, non lo so, la,
qualcuno che deve piantare una mucca. Allora, mi sembra già solo questo mi fa un po' ridere. Beh, noi siamo stati estremamente chiari. La carne coltivata non è carne. La carne sintetica, cioè sintetica nel senso che è sintetizzata in laboratorio, se la fai in laboratorio non è carne, perché io credo che una mucca nasce in una stalla, cresce in una stalla. Nel caso delle mucche della provincia di Foggia, le bufale le troviamo anche, diciamo, sulle nostre strade, e poi diventa carne. E bisogna stare molto molto attenti. Sa perché? Perché noi dobbiamo capire che l'agricoltura non è soltanto grano. L'agricoltura è anche allevamento. La provincia di Foggia era importante per tutta la regione Abruzzo rispetto al tema della transumanza. La transumanza aveva un valore culturale, non era semplicemente una pratica agricola. Noi dovremmo capire quanto è importante, e questo il ministro Lollobrigida lo dice sempre, quanto è importante l'agricoltura nella nostra cultura. Essere conservatori significa non essere legati al passato o ad altro, ma avere le idee chiare rispetto alla propria identità e affrontare le sfide del domani sulla base della propria identità. E anche quegli agricoltori che oggi protestano rispetto a che cosa? Rispetto ad un'Europa che vuole imporre al vecchio continente, all'agricoltura europea, pratiche che non fanno parte dell'agricoltura europea. Imporre politiche ambientaliste, va bene, senza avere consapevolezza di che cosa significa la parola agricoltura, significa non aver capito nulla. E dico questo perché, e lo ripeto e ci tengo, quello che ancora non si riesce a capire è che il primo ambientalista è l'agricoltore. L'agricoltore è l'ambientalista più vero. Nessun agricoltore ha interesse a fare colate di cemento davanti casa. L'agricoltore davanti casa cerca di creare degli spazi verdi che gli tengano un po' di frescura d'estate. L'agricoltore è quello che è attento a fare la preaccesa, le fasce tagliafuoco, va bene? Perché? Perché le fasce tagliafuoco costituiscono un movimento terra. L'agricoltore è quello che lavora la terra anche con pratiche culturali che appartenevano ai propri nonni e ai propri bisnonni, e non hanno bisogno di grandi interventi legati alla farmacologia. Bene. L'agricoltore è quello che oggi deve sfidare i cambiamenti climatici rispetto a che cosa? A regole europee che necessariamente devono essere riadattate, ma devono essere riadattate le regole europee avendo l'agricoltura al centro di quelle che sono le regole. E ti aggiungo un altro particolare: il fatto che l'Italia con il ministro Lollobrigida, diciamo, abbia sfidato l'Europa è evidente sul tema dell'agricoltura proprio dagli ultimi Agrifish. Perché? Perché quando la Commissione europea è stata chiamata a fare la revisione del piano triennale dell'Unione, il ministro Lollobrigida, insieme ai suoi omologhi, sono quelli che hanno rappresentato la necessità di una revisione del piano triennale dell'Unione, del piano triennale dell'Unione Europea. Questo è importante. Dare più forza all'agricoltura nazionale, come sta facendo il ministro Lollobrigida. Sono un soggetto di parte, lo ripeto, perché io sono convintissimo all'atere, diciamo, dall'essere forza di maggioranza, che questa sia la linea da seguire, perché l'Italia è un paese agricolo, cioè, credo che se andiamo a fare, siccome a molti piacciono i droni, io non so se sto sforando con i tempi, ti chiedo scusa, io faccio questa cosa, guarda, facciamo così e chiudo, così non ti tolgo tanto tempo.
No, facciamo così, questa volta abbiamo dato un'infarinatura per rimanere in tema su ciò che sta facendo il governo. Se mi dà la disponibilità, ci sentiamo qualche altra volta, vediamo più nel dettaglio altri temi. La mia disponibilità è massima perché poi io credo tanto in questi strumenti di divulgazione, perché poi i social devono essere utilizzati anche come degli strumenti di divulgazione. Allora facciamo così, proprio approfittando dei social e della tecnologia, facciamo così. Proviamo a trovare qualcuno che ha un drone, va bene? E gli facciamo fare qualche fotografia dall'alto, anche un bel video, va bene? Lo facciamo partire da Celle di San Vito. Ok, e lo facciamo arrivare a Peschici. Io ho una certezza che se andiamo a guardare dall'alto la nostra provincia, e la stessa cosa la possiamo fare per l'Italia, un terzo saranno campi coltivati, un terzo sono laghi e mare, un terzo è cemento. Quindi due terzi è ambiente, due terzi è agricoltura. Allora, onorevole, le do una notizia. Io sono un tecnico televisivo, ho anche il drone, quindi lo possiamo fare. Facciamo così, alla prossima volta, quando facciamo, la prossima volta facciamo qualcosa di più, entriamo più nel merito di qualcosa, anzi facciamo così, la prossima volta ti invito io e parliamo di cucina povera, di cultura, agricoltura e cucina povera. Va benissimo. Ok, io intanto la ringrazio per la disponibilità che ha dato al canale Paoletti Sfa. Quando vuoi, a disposizione. Grazie mille. Allora ci diamo appuntamento la prossima volta. Io nel frattempo vado, come faccio quotidianamente, dagli agricoltori che stanno protestando a raccogliere un po' di notizie e poi le leggerò a lei per sapere, per dare risposte agli agricoltori che è quello che vogliono. Puoi anche girare loro il mio numero di telefono, tanto bene o male rispondo sempre, l'hai visto. Va bene, allora io la ringrazio A te, grazie. e buon lavoro. Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi tutti. L'onorevole si è messo a disposizione degli agricoltori, quindi attraverso il canale possiamo fare le domande che successivamente le girerò a lui e ci darà una risposta. Spero che il video vi sia piaciuto. Per fare ciò comunque vi dovete iscrivere al canale YouTube Paoletti Sfarma e attivare la campanellina. Per voi è nulla, per me è tanto. Mi raccomando, ciao alla prossima!